Carissimi amici, ascoltatori e telespettatori, siamo a Roma in una giornata speciale e siamo all'Adriano qui a Piazza Cavour con due persone che per me sono importanti. Ho invitato loro in questa manifestazione, diciamo così, speciale ed eccezionale, perché fanno parte di un'associazione di Rieti, Riattivati. Abbiamo il presidente qui sulla mia sinistra, abbiamo già parlato con lui, ma oggi non poteva mancare. E poi presenteremo anche l'altro elemento di Riattivati. Allora, intanto ti ringraziamo dell'invito. Invito per questa presentazione, quindi la tua presenza è importante, perché comunque al fianco di un cast insomma internazionale di tutto rispetto, quindi per noi è un orgoglio essere qui con te a questa presentazione e ti facciamo tanti complimenti. Grazie. Per la tua parte, e invitiamo tutti quelli che ci ascoltano a vedere questo film, perché ne vale veramente la pena. Grazie. Oggi abbiamo visto il film di Franco Nero, una cosa eccezionale, che parla appunto di un uomo cieco che arriva nella sua vita a disegnare veramente l'anima della gente, fino ad arrivare a Dio. È stata una cosa bellissima quella di poter far parte di un cast così importante. Portare Rieti nel mondo, questo è il terzo film con personaggi hollywoodiani che ho appunto... interpretato, un ruolo importante che ho interpretato in questo film. E era bello avere una rappresentanza di Rieti, quindi ecco, per me il cuore veramente è felicissimo di avere voi. Abbiamo qui presente un addetto del settore, si occupa appunto di video. Fotografia, videomaking, sì, insomma curo la parte riguardante tutto ciò che concerne il video e appunto rinnovo i complimenti per questo bellissimo film, innanzitutto per la tua presenza e la tua rappresentanza nel nostro territorio, ma anche per la fotografia, per la regia eccezionale di Franco Nero. E, insomma, è veramente bello vederti in questo contesto, circondata di un cast di eccezione, insomma con delle location spettacolari. Ma io ringrazio voi, perché veramente mi avete fatto felice. Abbiamo visto una Torino particolare, una Torino sotto il Covid, come abbiamo visto precedentemente, quindi è stata anche questa una testimonianza di un periodo, diciamo, buio, in cui noi, diciamo, siamo stati indotti alla riflessione. Sì, infatti diciamo sembra già sia passato tanto tempo, no? In realtà è stato diciamo l'altro ieri, e quindi vedere le città così insomma deserte, no? E un film così anche toccante, no? Che lancia un messaggio, in realtà ci invita a fermarci, no? Come è successo appunto durante la pandemia, per in qualche modo scavare dentro noi stessi e cercare, no? Delle risposte, comunque trovare dei messaggi importanti nella nostra vita. Perciò ecco, è anche un momento di riflessione questo film importante. E poi comunque ecco, noi insomma occupandoci di arte, anche il tema stesso, no? Il titolo stesso di questo film, no? È diciamo, cioè, insomma, è per noi comunque un motivo di ispirazione, no? E, insomma, di quest'artista, no? E comunque una città anche così bella, e, insomma. Grazie ancora per la vostra presenza, prossimamente Riattivati anche nella nostra serie televisiva. Molto volentieri. Ve ne parlerò presto. Grazie.